Giacomo tira la familiare a più non posso, sopra sta dritta su per strada, e sorpassa pure Muela Cutamò, macchine e macchine con la freccia fissa a sinistra. Pagino coi capelli erti e la mano attanagliata al manubrio della cappotta, bestemmia l'universo in fiamme e prospetta schianti incombenti. Poi si riposiziona a fissare catarin frangenti posteriori che bruciano alla velocità delle stelle di San Lorenzo. Seguo calmo le mosse dell'intrepido e batto il tempo alle litanie di Lurid. Lurid, agnunic e relax sta bella notte fresca di settembre, via dai miei pensieri giurisprudenti. Quant'anni erano che non lo facevamo? Dopo giorni, mesi di aggrovigliamento pauco, opaco, arruffati sopra quotidiane faccende che ci rubano l'allegrezza. Già chi sa menare bene sto ferragliume d'utilitaria, saprà menare noi ferragliacci ruggiati e integrati, laddove si respirano l'onde secche dell'est, la brezza di mare che viene dall'Albania e che asciuga i segni nostri sudati. Ma dove andiamo di preciso non so bene, non sa bene neanche Giachi. Ma tu, che lavoro fai? Giacomo si incazza per ste cose. Tu vai in macchina con lui? Stattene calmo e non evacuare la pitta di patate. Si è lui mai schiantato contro un gregge di pecore beige? Si è lui sempre salvato dopo ogni genere di giravolte all'indietro, all'ingiù verso l'umare, contromano, a marci indietro, in salita in questo garbuglio di paesi di sotto allo capo di Leuca? E mo sgasiamocene subito che si è fatta una certa ora. Scusa, hai bisogno di una mano? I tuoi capelli sono di un biondo naturale? Per cene, te piacune? La notte, l'ha detto un buffone dalle occhiaie che oltrepassano due dita di Cerone, proseguirà in questo lato della via. Gruppetti di teatranti daranno ancora a ripetizione spettacoli e lazzi vari, e tutte e tre ci possiamo un po' rilassare, ora. Possiamo sbattere l'anima in pace e sdraiarci sulla ghiaia fredda, alla ricerca di segni e auspici benevoli, quando l'incantesimo sarà vanificata come carne di medusa lasciata al sole. Pure io ritornerò ai miei libracci in prosa, al viluppo dei commi e dei precetti, ai sabati del villaggio e tutto quanto altro. Ma che fare? Poi domani si ci pensa.
Ma tu che lavoro fai? Lavoro vale più, giusto? Thank you.